Ancora una serata a dispensare sorrisi, saluti, pacche sulle spalle, riconoscimenti, ma anche a prenderne qualcuno. Egle Caiotti, da quanti anni con il marathon? Da quando è stato istituito, sono un socio fondatore. Quindi da 21 anni Egle Caiotti con i marchi del Marathon Club, in giro per tutta l'Umbria, zone limitrofe, tutta Italia e tutto il mondo. Un vessillo che portate in maniera molto molto onorevole, diciamo la verità. Grazie, grazie. No, più che altro ci teniamo a portarlo. Allora, questa sera è una bella serata, perché insomma tutti coloro che condividono le fatiche di allenamento, di gara, sotto la stessa maglia, e anche diversi giovani, insomma le fasce tutte rappresentate. Sì, in effetti ci sono molti giovani, non si sa per quanto durano, per quanto resistono, però adesso sono carichi di entusiasmo e quindi è bello questa mescolanza di noi più grandi, diciamo, e con i giovani. A noi ci danno vita e noi diamo le nostre esperienze, le nostre piccole esperienze. Ad aprire quest'anno la nuova edizione della vostra maratona organizzata a Città di Castello, anticipata per il terzo anno consecutivo dalla bella, grande festa di colori, sorrisi e voglia di divertirsi di tanti bambini. Sì, questa è stata una bella iniziativa, continueremo a farla perché è l'unica che ha coinvolto veramente la città, perché partecipano, dove ci sono i bambini ci sono anche i genitori, i nonni, gli zii, quindi è una cosa bellissima. Basteranno le maglie, sì, perché ogni anno bisogna farne sempre di più. Sì, speriamo di trovare chi ce le regala come ogni anno, speriamo che non bastino, ecco, che ogni anno aumentino i numeri, perché vuol dire che i bambini si divertono e con loro anche i loro genitori scoprono che ci si può divertire anche in cose sane, semplici, senza tante organizzazioni dietro. Scoprendo anche qualche spigolo di città che nessuno neanche pensava esistesse. Eh sì, è vero, anche correre fra le due piazze comunque è bellissimo, quindi questi bambini vedono l'utilizzo della città in una maniera diversa di come viene normalmente utilizzata. Quest'anno The Wall of Fame alla prima donna. Sì, sono molto contenta perché a parte io, che insomma sono la più vecchia, e Patrizia è quella che sta correndo da più anni come donna al Marathon Club, quindi mi fa molto piacere, mi sento onorata anch'io che una donna è stata omaggiata di questa cosa. Sorridente come sempre, come quando termina una delle sue tantissime corse, Patrizia Lacrimini, dopo falle riavalenti, prima donna The Wall of Fame. Ah, sono felicissima, non me l'aspettavo, comunque bellissima sorpresa da miei amici del marathon, e mi hanno lasciato senza parole, io che chiacchiero abbastanza, insomma rimanere senza parole non è stato facile. Bellissima cosa. Sicuramente una bella cosa che si va ad abbinare anche alla vittoria per quanto riguarda la vostra personale gara nei chilometri percorsi. Sì, ho fatto forse qualche gara in meno dell'anno scorso, ma più chilometri dell'anno scorso, e quindi sì, ho superato anche gli uomini, no, non me l'aspettavo. Allora, hanno avuto qualche infortunio, qualche uomo via. Vabbè, dai, gli dai anche un attimo una scusa. Da Citerna a Città di Castello con il marathon da circa una decina d'anni. 10 anni, ha detto il presidente. Me l'ero anche persi io gli anni. Se lo dice il presidente è sicuro. Non è mai facile ritagliare lo spazio per gli allenamenti e per le gare. Tanta costanza e tanto amore per questo sport. Sì, per me la corsa è la mia grande passione da sempre. A un certo punto ho pensato di non poter correre per un problema serio, ma quando poi ho capito che forse ce la potevo rifare, non ho più smesso. E vorrei smettere il più tardi possibile, insomma. E questo è l'augurio anche nostro. Però l'augurio di tanti auguri te lo lascio fare a chi ci guarda. Un buon Natale, felice anno nuovo, quello che ti passa per la testa. Vorrei fare un augurio particolare a... Ma prima a tutti i miei compagni in marathon, che sono una bella famiglia, anche se io non neanche li conosco tutti, e sono un po' una che corre un po' in solitaria, non mi aggrego sempre molto, ma questo per motivi personali. E poi un augurio particolare a tutti, che possiamo trovare la serenità che manca in questo momento.